Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo qui oggi col quarto episodio della vostra e della nostra, anzi, rubrica preferita, ossia In Segreto, dove possiamo leggere i segreti di tutti. Come sempre, stronzate, cose vere, non si sa. Noi leggiamo, poi quel che è vero, il resto sti cazzi. Ok, allora ragazzi, io direi di partire subito oggi dal primo segreto e sono nella categoria Hot. Quindi attenzione, oggi segreti al bacio. Allora, il primo è questo: uomo di 17 anni. Un giorno passai di fianco alla prof e le toccai il culo per sbaglio e mi fece l'occhiolino. Adesso ho scoperto perché ho tutti i voti alti in matematica. Perfetto, ok ragazzi, allora questo ragazzo ha scoperto perché ha tutti i voti alti in matematica e io ho anche capito perché sicuramente avrà invece voti bassi in italiano. Perché vedendo che ha scritto di fianco tutto attaccato e l'occhiolino senza apostrofo, andando addirittura a capo, direi che o il prof di italiano è gay e lui non è gay o viceversa, oppure la prof di italiano non se lo caga di striscio e questi sono i risultati. Quindi io ti consiglio, più che pensare alla matematica, ora di iniziare a trovare un rimedio per quanto riguarda l'italiano per avere voti alti. Ok ragazzi, passiamo al prossimo segreto. Ok ragazzi, allora eccoci col secondo segreto di oggi. Donna di 16 anni. Ho paura che mia nonna, che è abbastanza giovane per essere nonna, si faccia scopare per soldi. Perché a volte si lamenta di non avere soldi e poi le compaiono 30-50 euro dalle tasche dopo essere tornata a casa ed essere stata fuori, ore fuori. A volte parla con tipi strani al telefono e si organizzano. Allora ascolta, se mai vedrai questo video, non ti preoccupare, perché tua nonna non, in realtà non va a prostituirsi, ma va sicuramente a fare qualche gioco da tavolo, tipo affari tuoi, il gioco dei pacchi. Quindi tua nonna va a prendere tanti pacchi, non ti preoccupare. Poi di che tipo di pacchi siano, quelli saranno fatti suoi, però sicuramente non è come pensi, sarà sicuramente una cosa molto più pulita. Vabbè ragazzi, passiamo al prossimo segreto. Ragazzi, prossimo segreto. Allora, uomo di 16 anni. Ho due telefoni, uno per i porno, l'altro per tutto il resto, ne vado fiero. Okay, ragazzi, io qui veramente, questo è genio, non saprei che dire tranne, ma scusami, cioè tu ti sei comprato un doppio telefono, cioè hai comprato un altro telefono solo per i porno? Cioè esiste comunque volendo il computer, oppure esiste una vita sociale nel quale magari ti puoi fare semplicemente una fidanzata e il tutto è risolvibile. No ragazzi, lui invece preferisce andare fiero di avere due telefoni, del quale uno usarlo solo per vedersi i porno. Veramente un genio. A questo ragazzo vanno veramente tantissimi applausi, perché crede di essere genio e anche fiero, ma in realtà è uno sfigato, un povero a lui. Ok, prossimo segreto. Ok ragazzi, allora ecco il prossimo segreto. Donna di 14 anni. Devo dormire con un cuscino tra le gambe, non so il perché. Ragazzi, io qualche idea ce l'ho del perché. Forza dell'abitudine è dura morire, Manella. Comunque ragazzi, questo segreto voglio leggere i commenti perché sono curioso. Dite agli altri che cosa pensano. Allora, vabbè, questo ma cuscino cugino non mi piace. Quindi invece sarà la forza dell'abitudine ad avere le robe di sotto. Ecco, la stessa cosa che ho pensato io. È il tuo istinto cagnesco che ti porta ad avere qualcosa di sotto. Gli impulsi sessuali crescono vertiginosamente. Lo sai, lo sai. Perché ragazzi, praticamente i commenti hanno riassunto il mio stesso pensiero. Questi cuscini tra le gambe. Quindi se anche voi avete questo istinto, sappiate che è per questo motivo. Perché ragazzi, prossimo segreto. Ok ragazzi, allora, prossimo segreto. Donna di 45 anni. Il fidanzato di mio figlio, che è gay, è una persona sensibilissima. Ha 20 anni ed è carino. Io sto attraversando un pessimo periodo con mio marito. Mi confido con lui e lui mi aiuta. Non è che mi sto innamorando di lui, ma probabilmente mi manca la presenza di un uomo e credo che lo desidero sessualmente. Da indiscrezioni che intuisco, tipo lunghezza dei piedi, e da quello che vedo, quindi osserva, secondo me 20 cm nelle mutande ce li ha. Beato mio figlio, non potrò mai dirlo a nessuno. Ok, allora io vorrei capire il ragionamento di questa donna. Va bene che sei in crisi con tuo marito, ma tu, cioè, guardi la lunghezza dei piedi, che va girando scalzo in casa, e poi da quello che vedo, cioè, vuol dire che gli osservi il pacco, quindi sei, tra l'altro, sei arrapata.
vuol dire che sei desiderosa di pacchi, ok? Questo è quello che penso io. Comunque ragazzi, leggiamo anche qui i commenti per vedere se la pensano come me anche gli altri. Allora, vabbè, qui cosa 3. Az, altro che periodo pessimo col marito, stai rapata proprio bene. Infatti, ti manca il cazzo. Lunghezza dei piedi, questa mi mancava. Infatti, cioè, lunghezza dei piedi cosa? Allora, una madre che pensa alla lunghezza del cazzo che suo figlio si prende in culo? Una madre che pensa, beato mio figlio, si prende un cazzone in culo? Vatti a fare una vacanza in Senegal. Cioè, scusa se ti sembro sensibilissimo. Oddio, il ragionamento però è giusto. Hai bisogno di sentire la presenza più che altro. Bastavano quattro parole e la voglia di cazzo. Ma tanto è gay, quindi il problema non si pone. Buona masturbazione. Esatto. Allora io mi associo a questo pensiero, che tanto è gay, quindi buona masturbazione se mai vedrai questo video. Ok ragazzi, passiamo al prossimo segreto. Ok ragazzi, prossimo segreto. Donna di 31 anni. Mio marito è molto religioso e per lui il sesso bisogna farlo solo per fare figli. Ne abbiamo già uno di 2 anni e lui ne vuole fare un altro, ma io non me la sento. È da 5 mesi che continua a chiedersi per quale motivo io non rimango incinta. Semplice, segretamente prendo la pillola del giorno dopo. E io direi a questa ragazza, e fai bene. Perché ragazzi, ma veramente esiste gente del genere? Cioè, che cos'è una vacca da riproduzione che quando vuoi un figlio vai da lì e dici, ehi, facciamo un figlio, e per il resto la ignori? Cioè, praticamente sessualmente per te è soltanto un tramite per fare figli. E io direi a questa ragazza, se mai vedrai questo video, ti do un altro consiglio: cambia marito finché sei in tempo, perché questo qui è veramente un essere immondo, non saprei neanche come definirlo, perché una persona del genere non dovrebbe esistere sulla faccia della terra, ma purtroppo esiste. Quindi ragazza mia, cambia marito. Ok ragazzi, prossimo segreto. Ok ragazzi, eccoci al prossimo segreto. Allora, donna di 18 anni. Ho detto ai miei che ero lesbica e così mi fanno andare in vacanza con tutti i miei amici maschi e mi faccio montare come se non ci fosse un domani. Ma ragazzi, a parte che questa ragazza secondo me sarebbe ideale farla lavorare all'IKEA, visto che si fa montare come se non ci fosse un domani, quindi sarà sicuramente una dipendente dell'IKEA. E si è aggiudicata l'appellativo per questo episodio di segreto di troia del giorno, troia dell'episodio, perché una del genere non può che essere definita in maniera diversa. Quindi a lei il premio, il riconoscimento di questo episodio. Ok ragazzi, andiamo avanti col prossimo segreto. Ok ragazzi, eccoci giunti all'ultimo segreto per questo episodio. Uomo di 32 anni. Vorrei dire a mio figlio, 15enne, di smettere di masturbarsi nel salotto di casa sul divano, girato di spalle. In famiglia tutti ne siamo al corrente, ma è troppo imbarazzante dirgli qualcosa. Se proprio non riesce a nascondere la faccia rossa, lo facesse nel cesso o in camera come tutti e che diamine. Ok, allora io, a parte ragazzi, che vorrei fare una prima riflessione. Cioè, lui ha 32 anni e c'è un figlio di 15 anni, il che significa che ha avuto il figlio a 17 anni, ok? Quindi, meglio tuo figlio che si fa le seghe in salotto che tu, che 2 anni dopo hai già avuto un bambino. Seconda cosa, magari il ragazzo vuole semplicemente fare da grande l'imbianchino e quindi ha pensato bene di pittare i muri di bianco, perché lui piace evidentemente fare in bianchino e quindi pittare le pareti. Quindi lascia lavorare in pace gli artisti e speriamo che non prenda esempio dal padre, visto che il padre mi viene da dire tale padre tale figlio, perché se a 17 anni ha avuto un figlio, a 15 anni doveva essere un altro bel boscaiolo di quelli, eh? Ok vabbè ragazzi, con questo si conclude l'episodio di In Segreto, il quarto episodio di In Segreto. Spero che vi piaccia, che vi faccia sempre divertire. Io ve lo sto continuando a portare perché a me piace tantissimo leggere ste stronzate che scrivono, o magari roba vera, non si sa. Vi ricordo sempre l'hashtag, come vi ho detto anche nel precedente episodio, parole a caso. Quindi hashtag parole a caso, e scrivetemi voi delle parole che io devo cercare negli episodi e vi porterò appunto episodi nel quale cercherò, cioè, tutte le cose con le parole che mi andrete a suggerire. Quindi saranno episodi tematici. Va bene ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like, quindi un mi piace, un commentare, condividete il video. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Qui da Angelo Nero 83 è tutto. Bella.